Ai microfoni di Ghigliottina.it siamo con Mauro Berruto, CT della Nazionale Italiana Maschile. Signor Berruto, lei ha azzeccato l'anno scorso il pronostico di Macerata campione. Quest'anno chi si sente di quotare? Prima fila partono in questo metaforico Gran Premio, ripartono le due squadre che hanno fatto le due finali l'anno scorso, Trento e Macerata, che si sono spartite Coppa Italia e campionato. Credo che quest'anno possano ripetere e riavere il favore del pronostico. Poi ci sono alcune squadre come Piacenza e Cuneo costruite molto bene che potranno dare molto fastidio a queste due squadre, e segnalo alcune possibili sorprese, mi riferisco a Modena, mi riferisco a Vibo Valentia, mi riferisco alla stessa Latina che potrà confermare quanto fatto di buono l'anno scorso. Ecco, quest'anno c'è anche un campionato, una Serie A1 che non prevede retrocessioni, non c'è il rischio che diminuisca la competitività o quale può essere il lato negativo di questa scelta? Ma questo è stato ben presentato come esperimento, e gli esperimenti naturalmente vanno pensati, ideati, fatti, realizzati, valutati alla fine. Quindi per ciò che riguarda la parte alta, la qualità assoluta, non sono per niente preoccupato, avremo la stessa qualità di sempre. Per ciò che riguarda quella che è la tradizionale lotta per la decisione, valuteremo gli impatti di questa regola alla fine, con il merito di aver provato a fare una cosa importante in un momento di oggettiva difficoltà per il club. Qual è il ricordo più fresco che resta dell'impresa di Londra? È difficile trovarne uno, sono stati 15 giorni di un'intensità meravigliosa. Se devo sceglierne uno, scelgo l'ingresso sulla pista dello Stadio Olimpico al momento della cerimonia di apertura, che ci ha fatto capire veramente dove eravamo, insomma, quello che stava per succedere. Però tutta quell'esperienza è indimenticabile e onestamente devo dire anche un po' difficilmente raccontabile. Ecco, quest'anno si è parlato anche della, diciamo, sorta di polemica che c'è con c'è chi vuole Juan Torena in nazionale e chi non lo vuole. Berruto da che parte sta? Berruto, prima di esprimersi su questo tema, parla con i diretti interessati, quindi naturalmente parlerò con tutti. E hai preso contatto con Osmani? No, Osmani è un giocatore che conosco naturalmente, perché frequento il campionato italiano, quindi ci si conosce, e naturalmente affronteremo il tema, però prima di qualunque idea bisogna parlare con le persone a quattro occhi. Come si esce dalla crisi? Il volley italiano come può uscire dalla crisi? Ma la crisi è generale del nostro paese. Il volley, se devo essere onesto, è un po' in controtendenza, perché arriviamo da un'estate dove abbiamo vinto una medaglia di bronzo olimpica, dove la nostra nazionale juniores femminile ha vinto un bronzo all'europeo e la nazionale maschile ha vinto un oro all'europeo. Quindi direi che stiamo discretamente bene, anche in termini di futuro. Poi è ovvio che credo che sia doveroso per un commissario tecnico avere un respiro di lunga portata, no? Abbiamo un appuntamento che segnerà il quadriennio, che è l'Olimpiade di Rio 2016, e quindi credo che sia giusto incominciare da oggi a pensare a quello che potrebbe essere la strategia per arrivarci al meglio. Io proporrò questa cosa con grande rispetto al lavoro dei club, spero che possa anche questa essere un'idea intelligente. Si può leggere la crisi nella fine della Sisley, Monza che non c'è più? Beh, sicuramente, ripeto, questi sono effetti neanche tanto collaterali di un momento dal punto di vista economico difficile per il nostro paese, però pur perdendo queste grandissime società storiche che hai citato, e ci aggiungiamo anche Roma perché naturalmente aveva un impatto importante in termini anche di interesse del nostro campionato, come dicevo prima ci sono realtà che sono ritornate ad avere un grande profilo, mi riferisco a Piacenza che aveva fatto un po' meno bene negli ultimi anni, quindi io credo che la pallavolo abbia dei belli anticorpi, è riuscita sempre a uscire da questi momenti bene anche da un punto di vista tecnico.